Caro Livio, sono estremamente felice di poter assistere all'apertura di questa bistecca che tu hai frullato quanti mesi? 10. 10 mesi. Ok, a vederla così ragazzi non gli daremmo un soldo bucato, però Livio ha appena fatto un taglietto lì al centro, guardate che meraviglia, io ho già visto l'anteprima, vai vai Livio, apri, 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 va, facci vedere, facci sognare. Oh, io già lo vedo tutti che dicono, guarda la bistecca di Tantiamo. Vabbè. È da buttare? No, è da mangiare. Stasera abbiamo 60 amici sardi che verranno a trovare gli amici di Satan Kebore, sì, per assaggiare le loro bistecche. Nell'attesa inganniamo il tempo andando a scoprire il territorio circostante. Benvenuti ad una nuova puntata di Mela Verde. Che cosa, sei un cretino? Lo so. Oh, pattigliere amicizia lunga. Dimmi. Guidi te, ok? Io guido, mica, qual è il problema? Vai piano. Tutto molto bello, ma quando se magna? Giro in quad carino, è durato 4 ore, va benissimo, ve lo consiglio, a patto che non soffriate di emorroidi o finiate sulla superstrada come abbiamo fatto io e Paola, però alla fine siamo sopravvissuti. Noi stiamo aspettando 60 amici sardi e siamo nel back, nel dietro le quinte di Satan Kebore, e Livio, per ingannare il tempo, ci ha portato una picagna che ha frullato 35 giorni, l'ho mangiata, cara Paola, e a inizio video già parte il primo mortacci, quanto è buono. Allora Livio, tu devi sapere una cosa, per me te sei un eroe, perché tutte le persone che stanno alla griglia per me sono eroi, poi sono pure di parte perché faccio lo stesso lavoro tuo, però adesso mi devi presentare queste splendide carni che andrai a servire agli ospiti di questa sera, okay, che sono 60 sardi affamatissimi. Questa qui è una Simmental tedesca. Ma questa ogni bistecca farà almeno 2 kg, eh? 2,8 kg, 2,7 kg e passa. Questa è un T-bone di Scozia, Black Angus scozzese. Allora guarda, questa qua innanzitutto la particolarità di questa precedente, come potete ben vedere ragazzi, anche è sicuramente il grasso. Quindi se volete assaggiare e gustare questa carne, non lasciate questo grasso nel piatto, perché commettete proprio un omicidio, direi. Mi offendo. Sì, ok. In questo caso invece, come potete notare, l'amarezzatura è all'interno della carne stessa. Quindi in questo caso il grasso è all'interno, e questa la vedo anche già bella frullata, questa carne. Questa sì, c'è una bella frullatura, vero? Questa c'ha 2 mesi, non tanto okay, ancora. Ok, vabbè, 2 mesi già, sì, inizia già a sentirsi. Perfetto. Ok, poi invece passiamo a queste, che sono? Questa è una chianina. Bella. Perché è anche raro vedere una chianina così. Vedi che c'è anche un po' di marezzatura. E poi arriviamo a queste, che sono quelle forse più frullate, no? Sì, queste okay, c'hanno 8-9 mesi di frullatura. Mamma mia, peccato che non potete sentire il profumo, ragazzi. Questo è spettacolare. È un Black Angus America. E poi questa qua, ragazzi, questa mi intriga molto. Questa è una Karima. Questa è una Karima. Questa è frullata ancora di più, secondo me. Questa è un 8 sì, mesi. Sì, 7-8 mesi. Come vedete, qua è stato tolto il filetto, proprio perché nelle frullature estreme il filetto bisogna appunto toglierlo, perché altrimenti non rimane nulla, si secca, e quindi hanno fatto bene a togliere il filetto da questo lombo. E io dico una cosa, che non so se vi rendete conto tutte le bistecche che andrà a grigliare il nostro Livio stasera, quindi qua ci serve grande manico e grande esperienza, eh? Ci proviamo, va. Ok. Ci facciamo aiutare da Paolo. Senti qua. Se avvicino la telecamera là si fonde. Visto che ha fatto, adesso ancora non è arrivata gente, ha iniziato a mettere la brace sotto le griglie, in modo tale che la griglia inizia a riscaldarsi, perché ragazzi queste sono piccole, piccole attenzioni, vabbè per noi è normale, però a casa se volete fare una bistecca non mettete la bistecca su una griglia fredda, per favore, cioè nel senso fatela riscaldare abbondantemente, altrimenti la cosa più tranquilla che vi può accadere è che la bistecca si attacca, capito? E quindi non è una bella cosa. Ma questa è una tecnica che io ho visto in Spagna fare, lo sai? Di mettere abbondante sale prima
vedi? Quindi lui lo sta facendo giustamente molto prima del servizio, perché affinché questo sale sia efficace, quindi vada a salare la carne, non si fa tipo 10 minuti prima, insomma, ci servono alcune ore affinché la carne prenda appunto la salatura. Ok, ha messo il sale prima, ragazzi, e le mette in verticale a stemperare. Signori, faranno 120 gradi secondo me. Livio ha iniziato a fare sul serio e ha messo sull'attenti tutte le bambine. Questa è già pronta. Queste si stanno stemperando. Qui, ragazzi, è uso e abitudine che la cena o il pranzo iniziano con un tagliere di salumi e un bel tagliere di formaggi. Non male. Matteo, ma che mi hai portato? Una bella chianina frollatura in cera d'api. Ragazzi, sembra un lingotto d'oro, ma non è oro, eh. Cera d'api è un tantinello diverso l'approccio. È una roba, ragazzi, che fanno in pochi in Italia, mi fa estremamente piacere qui in Sardegna trovare queste robe. Pazzesco. Che fai, ce l'apri qui? Sì. Paola, vieni, sta cuocendo la nostra bistecca. Nel frattempo è arrivata gente. La serata sta entrando nel vivo. Corri, andiamo a curiosare. Livia, dove sta la nostra bistecca? Fa ancora più caldo. Qual è quella? No, qual è la nostra bistecca? Fai vedere. Mamma mia, è lei. Sono proprio curioso. Ma qui la situazione si fa ogni minuto più interessante. Cioè, guarda questa, Maro. Tra quanto ce la servi, Livio? Un'oretta. Sei di fretta, Michè? No, un'oretta la trascorro volentieri, vado a ripassare i momenti super quark di Paola, ok? Ok, grazie. È tornata a trovarci direttamente da Nuoro. L'ho detto Nuoro. Oh, la pronuncia è importante, Nuoro. Marco. È fondamentale. Dunque, ragazzi, dovete sapere che Marco è l'uomo di Bracciami Ancora in Sardegna. Se io riesco a venire qua in media una volta l'anno è soprattutto merito suo, perché mi trova dei posti uno meglio dell'altro. Presso una chianina è molto tenera, molto saporita, molto gustosa. E io notoriamente non sono un grande fan della chianina. Però 100 volte torno qui, 100 volte la riordino. Ok, il buon di Simmental, ragazzi. È una bella cottura blé come piace a noi, eh. Ragazzi, è il momento di assaggiare la Simmental, che vi ricordo non è una scatoletta ma una razza. Questa è mortacci quanto è buona. Una cosa, ragazzi, ve la voglio far vedere. Vi ricordate a inizio cottura Livio ha messo tanto sale a ambo i lati e poi le ha messe a riposare? Qualcuno potrebbe dire non si sala prima la carne perché altrimenti si secca. Ecco, guardate, ragazzi, questo è il risultato. Vi sembra questa una carne secca? Assolutamente no. Questo è esattamente l'opposto, ragazzi, del concetto di carne secca. È cotta alla perfezione, i suoi umori e i suoi liquidi stanno colando. Vi abbiamo dimostrato in maniera pratica che l'urban legend del sale che si è messo prima secca la carne è una grande fregnaccia. Dove stai andando? Ho fatto una promessa a Livio, Michele. Che promessa gli hai fatto? Che gli do una mano. Ah, ok. Sa fa. Livio, vieni un attimo. Ciao Paola. Aspetta, rimango io. Ciao. Rimango io.
Livio, allora, 3 minuti di pausa mentre Paola ti copre. Sono in mani buone. Ti volevo fare i complimenti. Grazie. Seri, sentiti, di cuore. Stai in un ambiente lavorativo che ci saranno 200 gradi. C'è caldo. Ci stai coccolando, ci stai servendo della carne strepitosa. Lo faccio con passione. Allora, a nome di tutti i fan e i follower di Bracciami Ancora, ti volevo dire che te volemo bene. Grazie. Bravo, grazie. Se l'Italia, ragazzi, avesse più Livio, sarebbe un paese migliore. Sono arrivate le ribs, sapientemente cotte, ragazzi, in maniera strepitosa, lacrimavano per quanto sono cotte bene. E poi è arrivato un Black Angus America frullato 8 mesi. Tanta roba, tanta roba. Stiamo alle battute finali, dopo questa ce ne sarà solo un'altra. Io penso che sia un'esperienza carnivora maiuscola quella che sto vivendo. E questa, ragazzi, è la carne frollata 8 mesi. Inconfondibile odore di queste carni che hanno lunghe frollature. Dall'odore direi che la frollatura è avvenuta correttamente. Anche quando la tagliate si sente che c'ha un altro texture. Assaggiamo, va? Se vi piacciono queste carni frollate con molta pazienza, con molti mesi, siete nel posto giusto. Sta arrivando la chianina frollata in cera d'api. Praticamente chiudiamo con la prima carne che ci avevano presentato. La cotta in maniera un po' più delicata delle altre, come giusto che fosse, perché ricordiamoci che questa è la chianina frollata in cera d'api, quindi con braccia meno aggressiva. Stiamo concludendo l'esperienza carnivora con la prima carne che ci hanno presentato questa sera, ovvero sia quella frollata nella cera d'api, che è una tecnica che usano davvero in pochi e mi fa piacere ritrovarla in questo ristorante in Sardegna. Allora, come Paola mi suggeriva, vedete, la cottura è stata più soft, perché questa è una carne che deve avere una cottura più soft. Se fa da cottura aggressive, la cera d'api sparisce. Vediamo. Se vi piacciono le esperienze particolari, se venite da Sant'Anchebore e nella cella trovate la carne frollata nella cera d'api, ordinatela. Però vi devono piacere queste chicche, altrimenti rischiate di non cogliere tutto il lavoro che c'è dietro. Molto piacevole. Paola, la serata volge al termine. Sì. Prima c'erano qui 60 persone, ne sono rimaste 10 che stanno andando via. Sì. Per me la steakhouse di Satanca e Bore è strapromossa. Per te? Promossissima. Ti volevo dire, il nostro viaggio in Sardegna prosegue. Ci saranno altri video. Sì. Ma prima di salutarvi, domanda di rito a Paola. Tornerai a fare video com'è? Vediamo. Brava, così mi piace quando te la tiri. Ragazzi, è stato un piacere raccontarvi di Satanca Ancora. Un abbraccio e che l'abbraccio sia con voi. Ciao. Scusa, prima facevi la coatta, mo che stai a dire? Senti, la coatta non mi ci chiami, no, stai a fare la coatta, dimo, famo, sparamo, a volte stavi a venire la cagarella. No, che cagarella? Ah, sta la preoccupazione. Ho detto che ho guidato tutto, mi dai via il quad, mi manca. E ora guidi pure il quad. Aspetta, mo mi metto subito sul rigo. Ecco, sì. Cos'è che non ti va? Mi prendi in giro, col fatto che ti tira la coatta. Ma io sono nato, per prenderti in giro. Ma smettila, mo ti faccio vedere come guido il quad, anzi tu rimani qua e vado da solo, ok? Cosa ti dico io?